È stata una notte di intenso lavoro quella trascorsa per i vigili del fuoco di Civitavecchia. Erano passate da poco le 21 quando gli uomini della caserma Bonifazi sono intervenuti a Santa Marinella per l'incendio di un'attività commerciale di piazza Civitavecchia. All'arrivo i vigili del fuoco hanno trovato la struttura completamente avvolta dalle fiamme e dal fumo. È immediatamente iniziata l'opera di spegnimento del fuoco che si è protratta per tutta la notte ed è proseguita anche nelle prime ore del mattino. A scopo precauzionale sono state evacuate le famiglie che risiedono nei piani sovrastanti l'esercizio commerciale. Viste le dimensioni dell'incendio, sono state molte le squadre dei vigili del fuoco impegnate nello spegnimento. Sono infatti anche intervenute squadre provenienti dalla capitale e sono state utilizzate due autobotti, oltre al carro per il liquido schiumogeno e quello per le bombole d'ossigeno ausiliarie. Nella mattinata i vigili del fuoco, tra i quali erano anche presenti alcuni funzionari e il capo turno provinciale, hanno anche verificato l'integrità dell'intero stabile. Sul posto anche i carabinieri a cui spetterà il compito di verificare la natura dell'incendio e i volontari della protezione civile con due autobotti per rifornimenti di acqua. Fortunatamente non si sono registrati feriti né danni alle persone. Il sindaco Pietro Tidei ha emesso un'ordinanza di chiusura immediata delle scuole vicine del centro già a partire da questa mattina, una decisione presa dopo il sopralluogo con la dirigente scolastica per tutelare i bambini, considerati il fumo e l'odore acre persistente nella zona. La scelta si è resa necessaria per permettere alle squadre dei vigili del fuoco di terminare l'operazione di bonifica dell'incendio e al proprietario del locale commerciale di provvedere alle operazioni di smaltimento. L'ordinanza prevede inoltre la chiusura temporanea del tratto della via Aurelia e la deviazione del traffico su via delle Colonie e via della Libertà. Non solo la scuola, ma anche tutti i locali commerciali posti sul lato sinistro dell'arteria principale in direzione Civitavecchia sono stati chiusi. Da quello che ci dicono, spiega Tidei, l'incendio è partito da un cortocircuito dell'autoclave e si è sviluppato nella parte sottostante il negozio. Abbiamo preso una serie di decisioni per tutelare la salute dei bambini e anche dei cittadini. Adesso ci sarà da valutare insieme ai vigili del fuoco i danni al solaio dello stabile prima di far rientrare nelle proprie abitazioni gli inquilini che abbiamo temporaneamente sgombrato e ospitato in alberghi e da parenti.